Buongiorno e ben ritrovati con Fatti e Misfatti, il format televisivo di Video Italia Puglia in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno, ultimo appuntamento per questa settimana e come viene il lunedì e il venerdì noi parliamo della Puglia in positivo e di positivo in Puglia. Da qualche anno innanzitutto c'è una provincia in più che è quella della Barletta Andria Trani, anche se poi le alterne vicissitudini delle province, però una provincia che veramente, soprattutto negli ultimi periodi, sta sicuramente dando dimostrazione di efficienza, perché è una provincia che comunque ha una storia, ricordiamo le città di Barletta, di Andria, di Trani, una provincia che ha lottato per essere provincia con un percorso che poi l'ha portata ad essere tale e, dicevo, nella rivalutazione del territorio questa provincia si sta dando veramente da fare. E oggi qui con noi abbiamo il presidente della provincia Barletta Andria Trani, Beppe Corrado. Grazie per essere Buongiorno, qui. L'abbiamo tolta un po' dalle tante cose che naturalmente lei fa. Allora, presidente, io voglio subito partire con lei, perché ad onore dei nostri telespettatori che ci seguono da tutta la Puglia, lei è un presidente che è arrivato, diciamo, in corsa, perché fino a qualche mese fa c'era l'avvocato Francesco Spina, attuale sindaco di Biceglia, presiede la Barletta Andria Trani, poi cos'è successo? innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Cos'è accaduto? Che l'amico Francesco Spina è eletto presidente nell'ottobre 2014, da quando le province sono diventate per la legge Delrio enti di secondo livello, quindi le elezioni avvengono tra i consiglieri comunali, sono elezioni dei consiglieri provinciali e del sindaco, del presidente che è eletto tra i sindaci del territorio. Eletto nel 2014, poco più di un mese e mezzo fa, per motivazioni di natura politica, tutti sappiamo Certo. le sue vicende, Francesco, insomma, è una macchina da guerra sotto tutti i punti di vista. Il suo passaggio al PD ha comportato, e io ho apprezzato molto anche lì, la coerenza del presidente Spina, dell'amico Francesco, che in un momento tale, essendo stato lui eletto in provincia con il centrodestra e a Biceglie, tutti sanno che lui è stato eletto poco più di 2 anni fa con un contenitore di liste civiche, quindi dopo l'elezione e il suo passaggio con tutto il suo gruppo, con tutta la sua amministrazione nel PD, lui ha deciso di dimettersi per una questione di coerenza. Io ero il vicepresidente in quel momento e da lì, diciamo, è iniziato questo percorso. Un percorso di, tra virgolette, di transizione che io sto guidando in questa fase della provincia in accordo con l'Assemblea dei Sindaci, che è composta dai 10 sindaci del territorio, e sto guidando in questa fase in attesa di indire le elezioni del nuovo presidente, che dovrebbero essere fatte un attimo dopo le amministrative che vedono coinvolto nella nostra provincia i comuni di Minervino, Spinazzola e Trinitapoli. Trinitapoli. E per una questione anche oggettivamente anche gli stessi sindaci per costituire il corpo elettorale, perché ricordiamo che il presidente viene eletto dai consiglieri comunali dei 10 città. Quindi anche per una questione di rispetto nei confronti, insomma, dei 3 sindaci, uno dei tre potrebbe essere anche il candidato alle Certo. elezioni, in attesa di tutto ciò, sto reggendo in questa fase di transizione a tutti gli effetti l'ente, cercando di guidare l'ente in una fase molto delicata. Perché dalla Delrio ad oggi abbiamo ancora un percorso che non si è chiuso, quello normativo, che ha trasformato di fatto le province in enti di area vasta, a cui si aggiunge, notizia di qualche giorno fa, l'approvazione definitiva dalla Camera della riforma costituzionale che prevede la cancellazione del termine provincia dal titolo quinto della Costituzione. E quindi anche questo in attesa poi del referendum costituzionale Di che pare ottobre. debba essere fatto ad ottobre, che trasformerà di fatto probabilmente, diciamo, l'ente cambierà nome, ma nella sostanza rimarrà comunque un ente di area vasta che avrà dei compiti molto importanti. Ricordiamo che la legge Delrio, la famosa legge di riorganizzazione degli enti pubblici locali, ha demandato alle regioni poi, con una legge regionale che non è ancora stata fatta, la riorganizzazione totale degli enti pubblici territoriali, quindi dei comuni, delle deleghe, delle funzioni che sia i comuni che gli enti di secondo livello come le province dovranno di fatto fare. Siamo ancora in attesa della legge regionale perché andava fatta obiettivamente entro il 31 di ottobre. Molte regioni l'hanno fatta. La nostra ha demandato nel giro di 6 mesi per fare un controllo, una discussione, coinvolgere
province, comuni, ANCI, UPI in questa discussione. Quindi siamo alle battute finali, insomma, della legge regionale, che dovrà stabilire quelle che saranno le funzioni essenziali, oltre a quelle già stabilite dalla Delrio, di cui si dovranno occupare i comuni e le province. Il vero nodo di questa, purtroppo, di questa legge Delrio è a cascata della legge regionale, che possiamo anche discutere delle funzioni e delle deleghe che le province o area vasta dovranno fare, ma il problema è che ci vorranno anche i soldini per poterle fare, che oggi è il grave, grande problema che tutte le province stanno avendo. Devo dare atto al lavoro svolto sia dal primo presidente, che è stato Francesco Ventola, che di fatto con Francesco Ventola si è costruita. Infatti. Noi quando siamo arrivati io ho avuto l'onore di essere anche consigliere provinciale eletto nella prima forma della provincia. Noi quando siamo arrivati lì non avevamo neanche una sedia su cui sederci. Ricordo, l'avete proprio costruita? Abbiamo costruito veramente, è stato fatto un lavoro straordinario dall'ultimo dei dipendenti fino ad arrivare alla politica. Ognuno per quota parte ha lavorato all'unisono nel creare un ente che fino a qualche anno fa non c'era, ente, come bene ha detto lei, che è stato voluto dal territorio. Ricordiamo le battaglie storiche fatte da Barletta, a cui a ruota poi si sono collegate un po' tutte le città. Nel 2009, quando siamo stati eletti, di fatto noi ci riunivamo nella stanza del sindaco di Canosa, allora anche presidente della provincia, Francesco Ventola, perché non c'era nulla. E l'orgoglio di una classe politica, di una classe dirigente, di aver creato veramente una struttura che ha funzionato e che continua a funzionare, perché sono i fatti che ci danno ragione. La provincia è stata tra le province più volte premiata per i servizi anche a livello nazionale, per i servizi anche innovativi che abbiamo dato. Abbiamo costituito dal settore ambientale progetti come Green Bat, che tutt'oggi ci vengono addirittura richieste come brand. Infatti sono dei fiori all'occhiello proprio della provincia. No, perché ricordiamo che la provincia ha le sue competenze fondamentali, sono quelle delle manutenzioni stradali, delle manutenzioni scolastiche e un ruolo di coordinamento sia nel settore ambientale, certo, che nel settore della protezione civile. Il lavoro fatto fino ad oggi è stato straordinario. Voglio ricordare che comunque abbiamo nel nostro territorio avviato opere pubbliche che si aspettavano da 50 anni. Ma infatti la domanda che volevo farle era proprio questo: lei ha preso un ente in corsa, però poi ci ha messo anche la quinta marcia, come sì, perché l'obiettivo è questo. L'obiettivo sì è questo, insomma, l'obiettivo che mi sono prefissato in questa fase è di continuare, di portare a termine il lavoro fatto da Francesco Spina e da Francesco Ventola e di avviare nuove gare, nuovi bandi di gara per offrire servizi sempre maggiori al territorio, perché sì, in questi 20 giorni ho sbloccato, e di questo ne vado orgoglioso, quasi 55 milioni di euro di lavori pubblici tra strade e opere di ristrutturazione delle nostre scuole, e altre ne stiamo per sbloccare. Cioè, ho portato a termine nel settore dei lavori pubblici un lavoro che è incominciato tanti anni fa, da opere di altura che partorite nel 2010, nel 2011, dove c'erano state aggiudicazioni definitive, dove mancava magari la firma del contratto per questioni di natura burocratica, perché il vero problema, direttore della pubblica amministrazione, molto spesso è scontrarsi con quelle che sono le difficoltà burocratiche di un ente. Io le sto superando, perché ritengo che in una fase come questa la vera risposta all'antipolitica emergente sempre di più nel nostro paese sono i servizi e il raggiungimento degli obiettivi che possano garantire al cittadino un miglioramento della... In termini brevi direi i fatti, lei è proprio qui oggi nella trasmissione, nella trasmissione giusta, che proprio parla di questo. Questo però, io voglio sottolinearlo, è a costo zero per quanto riguarda i rimborsi. Sì, diciamo, perché io bisogna anche... prima chiacchieravamo, diciamo, le mie due bambine spesso mi prendono in giro perché sono presidente, diciamo, senza portafoglio, nel senso che i cittadini devono sapere che sia i consiglieri provinciali, a cui va il mio ringraziamento perché mi stanno supportando tutti, al di là del colore politico, questo è un dato di fatto, sia il consiglio provinciale ma anche il presidente della provincia non ha diritto neanche al rimborso della benzina. Non è un problema, forse questa è la vera risposta che diamo ai cittadini, perché... Ah, queste sono, invece, bisogna sottolineare queste cose, perché sì, a volte si parla dei costi della politica. No, guardi, e le poi... dico una... Apro e chiudo parentesi, la vera, credo, ma questo potrebbe essere oggetto di un'intera trasmissione, la vera riforma dal mio piccolo punto di vista costituzionale che andava fatta probabilmente è quella di una riforma delle regioni. Io voglio ricordare che il vecchio consiglio provinciale, cioè quando percepivamo un gettone di presenza di 40 euro lorde, la somma del costo di un anno di un intero consiglio provinciale
con i costi dei 8 assessori e del Presidente della provincia equivaleva al costo di un consigliere regionale, con responsabilità molto spesso molto più ampie. Beh, perché certo, ancora oggi, diciamo, le responsabilità che mi assumo le assumo con cognizione di causa e anche con grande senso di responsabilità, lo facciamo perché vogliamo dare risposte ai cittadini, ma lo facciamo a costo zero, siamo orgogliosi di questo. Io leggevo un po' dalla sua pagina a Facebook, proprio per, sì, quando parlavo della quinta marcia data in questo ultimo periodo, che su tutto il territorio soprattutto il focus è legato alla viabilità stradale. Ricordiamo l'annosa ormai vicenda sbloccata della Trani-Andria, ma c'è anche qualcosa sulla Andria-Biceglie. L'Andria-Canosa, abbiamo, sì, primo il la prima grande opera dell'amministrazione partita da Ventola, che noi abbiamo, diciamo, con Francesco Spina riuscimmo a recuperare proprio nel dicembre del 2014, il rischio era concreto di perdere il finanziamento. L'Andria Trani sta procedendo molto velocemente, c'è stato un sopralluogo fatto dalla... Perché una strada tristemente famosa. Certo, è una strada che le due città e il territorio si aspettano veramente da 40 anni. E i lavori procedono molto velocemente, abbiamo, per fortuna le giornate ci stanno dando una grossa mano. C'è stata un'ispezione, perché qua è un fondo FESR, quindi sono arrivate le ispezioni per verificare lo stato dei lavori, e i lavori stanno andando avanti. Abbiamo avuto problematiche che stiamo risolvendo molto velocemente con gli enti che dovevano spostare i sottoservizi, ma devo dare atto che dopo anche un mio intervento abbastanza pesante e in accordo con il dirigente Mario Maggio, che stavano facendo un lavoro veramente impressionante, abbiamo incominciato anche a risolvere questo problema. Ritengo che probabilmente per settembre potremo consegnare questa strada storica al nostro territorio. Io ho sbloccato nel giro di pochi giorni un'altra strada della morte, che era l'Andria Biceglie, dove lì avevamo un finanziamento di 3 milioni di euro della Regione Puglia e 600 mila euro di finanziamento della provincia. Anche lì aggiudicata definitivamente, credo, nel 2013, mancava la scrittura del contratto. Mi sono messo lì come furino, come trappattoni su Pelé negli anni d'oro, e siamo riusciti a firmare il contratto, abbiamo consegnato la strada, abbiamo già messo in sicurezza la strada e ritengo che nelle prossime settimane incominceranno anche i lavori di espianto, perché lì dobbiamo prima espiantare gli alberi di ulivi che consegneremo alle città che ci hanno fatto richiesta, quindi anche questo è un piccolo vantaggio, ma sono orgoglioso anche di aver chiuso con una mia delibera poco più il venerdì di Pasqua un'altra strada importantissima, che è il secondo lotto dell'Andria Canosa, di circa 27 milioni di euro già aggiudicata, e c'erano da chiudere l'iter delle conferenze di servizi, dove abbiamo definitivamente chiuso. Appena il dirigente mi ha notificato questo, ho fatto una delibera come prevede la legge, abbiamo chiuso il percorso, c'è già un'aggiudicazione definitiva e oggi stanno concludendo la parte relativa alla presa in consegna della strada, quindi il contratto. Mi auguro che anche questo sblocco si potrà avere. Come stiamo per risolvere anche una questione importantissima di una strada che collega Trinitapoli, Margherita, Zapponeta, che è una strada che, soprattutto oltre ad essere ancora molto rischiosa, ma è una strada che è in prospettiva, per una strada che in ambito turistico, visto la parte che va verso Zapponeta, Margherita, dove c'è la vocazione di tutto il territorio. Chiaro, no? Lì c'è una pista ciclabile straordinaria, no? Che stiamo cercando di valorizzare. Lì abbiamo presentato in regione, c'era già una gara aggiudicata di 5 milioni e 600 mila euro, dove la provincia metteva a disposizione con un mutuo circa 600 mila euro per gli espropri. Purtroppo la Del Rio ci impedisce di fare nuovi mutui, ma abbiamo definito con l'assessore Giannini, a cui va il ringraziamento, l'assessore regionale per il lavoro che sta facendo con noi, abbiamo ridefinito il quadro economico e probabilmente con i 5 milioni che ci mette a disposizione la Regione, stiamo aspettando la determina da parte della Regione di approvazione, riusciamo a fare quest'opera che è stata già aggiudicata, e quindi mi auguro che la firma del contratto avvenga appena la Regione ci dà il via libera, si potrà partire su questo. Ma il fiore all'occhiello su cui sto lavorando anche insieme, in accordo con i due sindaci di Minervino e di Spinazzola e con i due consiglieri provinciali Benedetto Silvestris e Gigi Antonucci, è la famosa regionale 6, che credo sia incompleta da 40 anni. Lì c'era già stato da parte della Regione Puglia un finanziamento nel 2014 di circa 17 milioni di euro,
E la Regione Puglia, grazie all'assessore Giannini che ha creduto in quest'opera, aveva anche messo a disposizione 150.000 euro per il progetto preliminare. Quindi opera, un progetto praticamente già pronto. Sì, anche lì è un'opera che francamente abbiamo rischiato di perdere per mille motivazioni di natura burocratica. 15 giorni fa mi sono presentato dall'assessore Giannini che onestamente quando mi ha visto come BAT era un pochino, diciamo, arrabbiato, ma gli avevo garantito che avremmo fatto immediatamente la determina per il progetto preliminare, cosa che è avvenuta, è stata pubblicata, a giorni verrà individuato il tecnico che farà il progetto preliminare e se tutto va come deve andare, per in un mese di tempo riusciamo ad avere il progetto preliminare, per giugno in accordo con l'assessore regionale riusciamo a fare il bando di gare, significa chiudere un percorso, diciamo, che va avanti da 40 anni, una strada, diciamo, che purtroppo è tristemente nota, che serve, certo, per collegare i nostri due comuni più piccoli, ma che con questa conclusione della regionale 6 finalmente potranno essere raggiunti più facilmente, e questo significa sicurezza, ma significa anche, voglio dire, un minimo di coinvolgimento sempre di più nell'ambito turistico, che è la nostra vera vocazione del nostro territorio. Infatti, lei ha fatto un accenno. Mi sono dilungato un po' troppo. No, 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 assolutamente. Lei ha fatto un accenno, non so per quale motivo, a due campioni come Trappattoni e Furino, e di lì si vede probabilmente anche la sua fede calcistica. Noi ci fermiamo un attimo, anzi, diamo la linea alla dottoressa Annalisa Caggia, perché da oggi parte una rubrica, una scuola per tutti. Vediamo di cosa si tratta. Salve a tutti, piacere, sono Annalisa Caggia, una psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e da qualche anno impegnata nel settore dell'età evolutiva. In particolare mi occupo di bambini che hanno diversi tipi di diagnosi, come disturbi specifici dell'apprendimento, funzionamenti intellettivi limite, quindi ragazzi sostanzialmente che incontrano difficoltà nell'ambiente scolastico. Coordino tra l'altro un centro nella zona di Barletta e di Trani che si chiama appunto Centro Scuola, volutamente con l'acqua di quadro, proprio per sottolineare che insomma in questi ragazzi c'è qualcosa che va oltre la semplice difficoltà. Bene, perché una rubrica dedicata, intitolata tra l'altro Una classe per tutti? Perché negli ultimi tempi, negli ultimi anni, si è verificata una vera e propria rivoluzione nel settore scolastico che richiede con una certa fretta nuove competenze da parte del team docenti. Soprattutto voglio citare qui la direttiva ministeriale che c'è stata ed è stata emanata nel dicembre del 2012, appunto in tematica di studenti con bisogni educativi speciali. Ovvero questa stessa normativa specifica che in realtà nel settore scolastico ci sono tantissimi ragazzi che presentano delle difficoltà anche di natura semplicemente temporanea, che non sono dovute esclusivamente a dei deficit, ma possono essere anche dovute a delle condizioni come uno svantaggio economico, uno svantaggio socioculturale, uno svantaggio linguistico, oppure deficit, oppure appunto disturbi specifici dell'apprendimento o disturbi evolutivi specifici. Quindi sostanzialmente attraverso questa direttiva si cerca di riportare alla luce un principio che è quello della personalizzazione dell'insegnamento, già sancito dalla legge 53 del 2003. Vorrei parlare in questo nostro primo incontro, penso che una riflessione vada fatta sul mondo dell'autismo, perché lo scorso 2 aprile c'è stata la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Tra l'altro noi come Regione Puglia e anche come provincia BT abbiamo un bel po' da raccontare. Innanzitutto vorrei specificare che l'autismo non è certamente una malattia, perché non esiste un farmaco, ma è una condizione di vita, è un danno organico che ha delle spiegazioni genetiche, purtroppo non sappiamo ancora con esattezza quali siano i geni coinvolti, sicuramente la ricerca dice che è coinvolto più di un gene, è una condizione di vita che purtroppo va ad intaccare diversi funzionamenti, il funzionamento per esempio sociale, il funzionamento scolastico, il funzionamento lavorativo passando con gli anni. Cosa ha fatto la Regione Puglia? Una cosa splendida è accaduta proprio in concomitanza di questa giornata mondiale il 2 aprile, ovvero è stato
Avviato, è stato approvato il regolamento per la cura e il trattamento delle persone affette da autismo. Questo significa che grazie a questo regolamento le diverse aziende sanitarie vengono così disciplinate e soprattutto ogni azienda sanitaria finalmente avrà un CAT, cioè un centro per l'autismo territoriale. Cioè fino ad oggi le famiglie erano, una delle debolezze delle famiglie era proprio quello di poter contare su delle strutture pubbliche adeguate. Siamo forse ancora lontani, insomma, da questo bel traguardo, ma sicuramente la strada è quella giusta, perché appunto con l'avvio di questi CAT tante cose andranno avanti. In modo particolare nella provincia Bat, la nostra provincia, addirittura già dal 2013 era stato approvato un CAT e adesso è in fase di piena attuazione. Però come tutte le cose belle, insomma, è necessario aspettare ancora un po' affinché tutte le risorse, tra cui medici, infermieri, neuropsichiatri, possano coordinarsi tra di loro per garantire ovviamente il massimo dell'efficienza. Cos'altro aggiungere? Direi che come prima pillola, come primo incontro, le cose sono state adeguate, sono state quasi tutte dette, se non che potrei dirvi, aggiungere che c'è a disposizione un indirizzo mail, annalisa.kgia con una G, @gmail.com, perché vogliamo dare voce e spazio anche a voi, cari, insomma, ascoltatori, qualora aveste delle esigenze particolari, sono ben disposta per parlarne poi successivamente. Quindi grazie per l'ascolto. Salve. In bocca al lupo ad Annalisa Caggia con questa nuova rubrica che vedrà questo percorso all'interno di Fatti e Misfatti. Vi ricordo, siamo con il presidente della provincia Barletta Andria-Trani, Beppe Corrado. Abbiamo fatto un po' un excursus di questi primi mesi, 40 giorni del suo mandato. Abbiamo parlato di tante opere che si sono sbloccate, di quelle che si stanno sbloccando, però abbiamo parlato anche di turismo. Turismo perché questo territorio è vocato, abbiamo il Castel del Monte, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo parlato anche delle infrastrutture che servono anche per valorizzare ed accrescere il turismo. Ecco, come viene vista la provincia Barletta Andria-Trani e quali sono, se ci sono, delle iniziative soprattutto per la bella stagione? Direttore, se mi consente, chiudo il discorso sulle opere pubbliche. Non voglio dimenticare, parlando di scuola, che abbiamo sbloccato anche lì sono usciti dei bandi proprio qualche giorno fa, perché abbiamo recuperato dei finanziamenti CIPE di circa 1.700.000 euro per alcune nostre scuole della provincia. Quindi il lavoro sulle opere pubbliche non è soltanto su quella sulla viabilità, ma anche in particolar modo sulle scu nostre scuole provinciali. Sul turismo, purtroppo, la questione qual è? Che la provincia. Una delle poche cose certe del Rio e delle norme che sta per emanare la Regione, delle leggi regionali, è che le province non debbano occuparsi almeno direttamente più di turismo. Ma è chiaro che insito in noi il ruolo di coordinamento delle iniziative, perché il nostro territorio, la mia piccola provincia, credo che non abbia nulla da invidiare non soltanto alla nostra meravigliosa Puglia, ma credo al territorio nazionale, perché Tra cattedrali, castelli. abbiamo qualcosa di straordinario. Noi abbiamo all'interno della nostra provincia, al di là dei percorsi storici, culturali, il vantaggio, sa qual è la cosa bella della nostra provincia? Che ogni città, ogni territorio è diverso da un altro. Cioè la spettacolarità del centro storico di Trani è diverso da quello di Andria o da quello di Bisceglie. Cioè ogni città si caratterizza per una parte, uno specchio. Da lì dobbiamo partire. Abbiamo, credo, un patrimonio culturale che ci potrebbe invidiare l'intera Italia. Abbiamo dei parchi, dal parco famoso parco dell'Alta Murgia, dove rientriamo anche noi, e Certo. un'altra cosa importante che sono riuscito a sbloccare definitivamente, che renderà operativo, è l'avvio del parco del fiume Ofanto, che è qualcosa sotto l'aspetto faunistico, turistico, ambientale, qualcosa di straordinario. Le nostre 10 città potrebbero, dovrebbero lavorare all'unisono. Sa cosa io sogno da anni, da quando ho l'onore di rappresentare le istituzioni? Che le 10 città abbiano un cartellone estivo unico, che le 10 città, parlo dei grandi eventi, perché
il dialogo di Trani non deve essere più una manifestazione culturale della città di Trani, ma deve essere una manifestazione culturale dell'intero territorio. Certo. Il Castel dei Mondi, che è un festival straordinario, deve essere dell'intero territorio, cioè in quelle giornate si deve concentrare l'attenzione delle nostre 10 città, anche in termini di promozione, completamente su questi grandi eventi, per poi andare a valorizzare con percorsi turistici e vendere bene il prodotto, perché guardi, un errore che è stato commesso in questi anni, il mio avversario non è il comune di Biceglie, parlo ora da Tranese, anche consigliere comunale, non è né il comune di Biceglie, né il comune di Margherita, né il comune di Andria. Questo territorio dovrebbe, a me non interessa dove vanno a dormire, perché potrebbero dormire a Trani, potrebbero dormire a Biceglie, a Margherita. L'importante è che il turista rimanga una settimana in questo territorio, perché in questa settimana potrà visitare le 10 città del nostro territorio, potrà passare dai castelli ai centri storici, ai parchi che noi abbiamo messo a disposizione. Questo è un compito su cui anche con le limitate competenze, è una questione su cui io in questi mesi voglio lavorare e mia intenzione è avviare un importante ufficio che poi tra l'altro è il futuro della provincia, quello di fornire servizi ai 10 comuni, cioè di guida, che è l'ufficio che dovrà strutturare un piano strategico di investimenti che metterà a disposizione dei 10 comuni, un po' come abbiamo fatto come progetto pilota già con il comune di Trani, con cui abbiamo lavorato per un progetto di 1,5 milioni di euro, dove la provincia, già che non ci sono più trasferimenti statali, da lì, se il progetto viene portato a buon fine, ha fornito al Comune di Trani tutta la struttura che con il Comune ha lavorato, che servirà per pagare di fatto, se tutto va bene, 150.000 euro di servizi per la nostra provincia. Il futuro è questo. È chiaro che stiamo riattivando un portale che è un sito che è in sito che prima si occupava esclusivamente di turismo per la provincia. Lo stiamo trasformando, utilizzando le fondi ancora presenti nel settore ambiente, come promozione ambientale, che deve, secondo me può diventare un sito che i 10 comuni devono utilizzare per la promozione turistica ambientale, con link che, perché oggi il turismo non lo si fa più attraverso soltanto l'agenzia, il tour operator, lo si fa anche attraverso internet. Certo. Stiamo studiando un'applicazione che può essere utilizzata, un'app, come si chiamano? Un'app, che può essere utilizzata, che veda coinvolti i 10 comuni. Questo è l'indirizzo, perché capiamo che il pacchetto, che noi dobbiamo vendere un pacchetto. Un pacchetto, mi permetta, che poi è a 365 giorni l'anno. Perché noi non possiamo pensare di... Ricordiamo dalla sagra del fungo cardongello di Minervino ai dialoghi di Trani. Ma c'è di tutto. Cioè, è un pacchetto che incomincia il 1° di gennaio e finisce il 31 dicembre. E, quando sento parlare di destagionalizzazione, questa è... Ma bisogna lavorare tutti e 10 comuni all'unisono. Non dobbiamo farci le guerre, che purtroppo di campanile non servono a nulla. Regioni come l'Emilia-Romagna, è inutile, noi dobbiamo guardare a loro, perché sono 50 anni che loro fanno questo, e credo che in Emilia-Romagna non ci sia nulla se non i tortellini e qualche paesaggio. Noi, questi 10 comuni hanno in sé un patrimonio straordinario. Se incominciamo a capire che dobbiamo lavorare unisono, che non è andare alla BIT, nelle tre regioni della BIT, se non è finalizzato a monte da un lavoro di preparazione di tour operator, che devono vendere l'intero pacchetto, anche perché abbiamo un patrimonio, noi abbiamo anche un patrimonio culinario straordinario, credo che nel nostro territorio... Infatti la mia domanda poi era rivolta proprio alla gastronomia. Ma noi abbiamo, non vedo perché non possiamo organizzare fiere qui di promozione del nostro territorio, partendo dai nostri vini, partendo dai nostri prodotti, che lei ha ricordato bene. Ci sono prodotti d'eccellenza, dal carciofo, dalle cime, dai nostri pomodori, dai nostri vini, che oggi, grazie a Dio, in questi giorni, Vinitaly stanno ottenendo un grandissimo successo, non soltanto quelli della Puglia, ma proprio quelli del nostro territorio. Certo. Allora, dobbiamo effettuare una sinergia tra i 10 comuni e il privato. Solo così superiamo, le piccole questioni campanili. E bisogna lavorare all'unisono, perché Trani ha la sua peculiarità,
Bisceglie ha un mare straordinario, oggi bisogna dare atto che il sindaco Spina sta anche lavorando benissimo nella riqualificazione del centro storico, cosa che, se mi permettete, nelle amministrazioni precedenti con la guida Tarantini abbiamo fatto tanti anni fa. Ma è diverso, Trani è diversa da Bisceglie come è diversa da Barletta, cioè il contenitore culturale del castello di Barletta, la disfida di Barletta deve diventare un evento provinciale di promozione turistica. Non dobbiamo guardare dove vanno a dormire, perché l'offerta, uno può andare a dormire in un B&B a Minervino Murge perché ha uno straordinario paesaggio da osservare, ma può venire a dormire in un B&B o in un albergo a Trani, a Bisceglie, dove c'è sul porto di Trani, di Bisceglie o di Barletta, credo che il paesaggio sia qualcosa di unico. Assolutamente. Qui sono passato, come faccio tutte le mattine, a gustarmi la mia cattedrale, consentitemi un attimo. Credo che non ci sia nulla al mondo di più bello, o il Castello del Monte. Cioè, perché non dobbiamo valorizzare queste strutture guardando non all'interesse spicciolo della singola città, ma all'interesse globale dell'intero territorio? Assolutamente sì, io però mi permetto di dire, non so se lei è d'accordo con me, bisogna anche formare un po' le coscienze dei cittadini, perché lei faceva l'esempio dell'Emilia Romagna, però qui diciamo direttore, continuiamo ancora magari a buttare la cartaccia. Lei ha lasciare... colpito nel segno, diciamo, perché... anche nel settore, diciamo, dell'accoglienza turistica, la politica deve fare la sua parte, non c'è dubbio che è quello di avere una visione del territorio più che della città di medio-lungo termine e mettere nelle condizioni il territorio di poter crescere. Però ecco che dicevo prima, il connubio pubblico-privato è fondamentale, perché un attimo dopo che la politica ha questa visione bisogna formare, perché... Il tam-tam, diciamo, noi siamo anche turisti e se andiamo in un luogo e veniamo trattati bene dal ristoratore, al di là della bellezza del luogo e dei servizi che il pubblico ci dà, noi ci torniamo volentieri. Io ad oggi ancora vedo nelle nostre città che non c'è un menù in inglese, che non c'è un raccordo oppure che si pensa a... Eppure la presenza di stranieri sul territorio ormai, infatti. Ormai è consolidata, la vera crescita... di questo territorio negli ultimi 10 anni, anche al lavoro fatto dai comuni, da Puglia Imperiale, di attrarre, diciamo, nel nostro territorio con presenze concrete con il tour operator il turismo estero, che è quello che porta i soldi in realtà, oltre a quello italiano. Ma dobbiamo coccolarli. Cioè, io sogno, come accade in altre realtà, un centralino unico, un numero unico di prenotazione, come accade nelle vere realtà. Sogno, diciamo, una classe imprenditoriale che coccoli il proprio turista, perché non è guadagnare, dare la mazzata in termini di conto, diciamo, quando finiscono, perché tanto questo non torna più. No, quello torna lui, perché poi è tornato oggi con i social network. Assolutamente. La rapidità di informazione è immediata e lì si fa la vera promozione, al di là del lavoro dei tour operator e delle agenzie, ma la vera promozione la si fa sui social network. E essere trattati e coccolati e essere anche pagare il giusto per quello che si ottiene è un vantaggio. E poi c'è l'aspetto che tutti ci lamentiamo della carta delle città sporche, ma i primi a sporcare siamo noi, perché io che ho l'abitudine di andare via di casa molto spesso alle 6, la città alle 6 è pulita e alle 7 che incomincia a sporcarsi la città, perché tutti poi ci lamentiamo, ma parlo in maniera generale, da cittadini che il bidone della spazzatura è pieno, ma se c'è un'ordinanza del sindaco che mi dice che posso conferire il rifiuto dalle 8 di sera, è inutile che lo vada a conferire alle 8 del mattino, perché è chiaro che a mezzogiorno quel bidone è sporco. Non possiamo pretendere, certo. Diciamo, ci deve essere il giusto connubio e il cittadino deve fare il proprio lavoro. Assolutamente sì. Beh, io mi dilungo un po' spesso. No, assolutamente. Tanto siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa puntata di Fatto e Misfatti, dove abbiamo parlato con il presidente della provincia Barletta Andria Trani, Beppe Corrado. Abbiamo visto un po' quello che è stato fatto, ma anche i sogni di questo politico, perché effettivamente lei rientra nella fascia. Io sono ancora orgoglioso di definirmi politico, nonostante tutto, perché nonostante il clima attuale, perché diciamo, abbiamo dimostrato in questi anni, abbiamo cercato di dimostrare in questi anni che privilegiamo
l'interesse pubblico rispetto a interessi di bottega, che ci possono anche stare nella legittimità degli atti. Assolutamente, sì. Ecco, la mia ultima domanda è questa, proprio relativa al sogno. Qual è il sogno, magari personale, se possiamo dirlo, è quello del ruolo che ricopre, in questo momento? Ma partendo dal ruolo che ricopro oggi, il mio unico obiettivo, lo dicevo ieri in una riunione che ho voluto fare con i dipendenti, una riunione come si chiama di free, no? È quello di portare l'ente provincia in una fase così delicata, portare questa nave nel porto e metterla in sicurezza e attivare tutte quelle che sono le possibilità di finanziamenti e di progetti per il territorio. Questo è il sogno che ho, diciamo, in questi prossimi 3 mesi. Io ragiono giorno dopo giorno e in questa fase, in attesa che arriveremo alle elezioni del prossimo Presidente, voglio lasciare al mio successore un ente stabile che ha già avviato tutta una serie di progetti per il nostro territorio. Quello è il mio sogno in queste fasi e fino a quando ricoprerò questo ruolo, credo anche giorno e notte lavoreremo per questo. Il sogno personale è quello di veder crescere questo magnifico territorio, e anche la mia città, insomma, di cui io ne sono follemente innamorato. Diciamo, io amo fin troppo sia questo territorio, consentitemi adesso un attimo, ma amo proprio in maniera viscerale la mia città che è Trani e che in questi ultimi anni, diciamo, non è più la perla dell'Adriatico. Credo che ci siano le condizioni per poter far sì che questa città sia il motore trainante di questo meraviglioso territorio e che possa tornare ad essere polo d'attrazione di tutto quello che è stato, che è oggi intrinseca nella sua storia. Perfetto, allora la ringraziamo per E essere chiudo, il stato. mio vero sogno è che la Juve vinca la Champions, ma questo diciamo. Qui ha svelato la sua fede calcistica, Io non mi nascondo mai, lei lo sa. anche se a dire il vero io l'ho seguita sui network, sui social network, e lei tifava per un'altra No, squadra, mai. era No, solo mai. per sviare. Scriveva sempre: lo scudetto lo vincerà la No, dicevo, è Roma. l'anno della Ah, Roma, è che è stato l'anno. un leitmotiv straordinario. Quello si chiama scaramanzia, ma adesso abbiamo Assolutamente. superato anche quello. Anche quella. Allora, come ha superato la scaramanzia in fede calcistica, speriamo di superarla anche per il ruolo che Grazie. riveste e noi le auguriamo veramente buon lavoro. Noi ci lasciamo perché, come tutti sapete, praticamente domenica si vota per il referendum e noi siamo stati proprio ieri a seguire un servizio così, diciamo così, per chiarirci un po' le idee. Fatti e Misfatti finisce qui, noi ci rivediamo lunedì come sempre in diretta dagli studi di Video Italia Puglia in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno per parlare, come abbiamo fatto oggi con il presidente della provincia Barletta Andrea Trani, Beppe Corrado della Puglia in positivo. Arrivederci. Chiariamoci le idee. Il titolo di questo convegno sono con il professor Maurizio Quinto per le ragioni del no. Sì, buonasera a tutti. Intanto io vorrei ringraziare le associazioni, comunque tutte quelle associazioni che si adoperano per fare un po' di chiarezza su questo referendum. E infatti di dibattiti che vedono la presenza di tutte e due le parti, a dire la verità, cioè sia di quelle che in qualche maniera difendono le ragioni del sì che quelle che difendono le ragioni del no, ce ne sono veramente pochi. E quindi, diciamo, secondo me è sicuramente un momento di riflessione che tutti quanti dobbiamo fare. Stasera, spero, vedremo chi porterà le ragioni migliori, insomma quelle che in qualche maniera possono convincere la gente in un verso piuttosto che in un altro. Vorrei subito però precisare una cosa, chi vota no o si astiene, questo dipende un po' dalla propria coscienza personale, non è una persona, a mio parere, a mio giudizio, che diciamo, ha un'idea contro l'ambiente oppure pensa delle politiche contro l'ambiente oppure vuole lo sviluppo diciamo, dei combustibili fossili, anzi, le idee che ho io, che in qualche maniera ho maturato in questi giorni, in cui ho un po' approfondito lo studio del referendum e anche della situazione energetica in Italia, mi portano a pensare tutto il contrario. Infatti, vogliamo spiegarle ai nostri telespettatori quali sono le ragioni del no? Ma io avrei diverse idee, forse il tempo a disposizione per queste interviste è un po' troppo piccolo, un po' breve per Votando spiegare no? tutto. Però diciamo subito una cosa, che intanto è un referendum che riguarda una porzione veramente minima dei combustibili fossili che vengono estratti in Italia e nel Mediterraneo.
Intanto quindi stiamo parlando di percentuali veramente basse, l'1% del fabbisogno nazionale di petrolio e il 3% di metano. E sono anche del parere che una volta che si vota sì, se dovesse passare il sì, quelle piattaforme che in futuro verranno dismesse saranno... Sono complessivamente, professore, mi scusi, circa? Sono 21 piattaforme che dovranno essere dismesse nel corso del tempo, ma che invece potrebbero ancora estrarre del combustibile fossile, quindi parliamo soprattutto di metano e poi minima parte di petrolio. Quindi, come stavo dicendo, il petrolio e il metano rimarranno comunque lì sul fondo, di sotto del fondo del mare, e ci sarà sicuramente l'opportunità e l'occasione per costruire nuove piattaforme, magari a 12,1 miglia, con problemi di tipo ambientale, perché soprattutto gli studi che vengono effettuati sono quelli che creano i maggiori problemi dal punto di vista ambientale. Quindi, probabilmente la vittoria del sì potrebbe portare a una proliferazione di nuove piattaforme e una lenta dismissione delle vecchie piattaforme, e questo ovviamente andrà ad incidere dal punto di vista ambientale poi sui nostri fondali. Sono con il presidente regionale di Legambiente, Francesco Tarantini. Stasera ci chiariamo le idee. Quali sono le ragioni del sì per questo referendum di domenica prossima? Ma innanzitutto domenica prossima bisogna andare a votare, perché è importante andare a votare e votare sì. Una delle motivazioni principali è quella di votare sì per cancellare l'ennesimo regalo che il governo Renzi ha fatto ai petrolieri, ossia quello di stabilire che le concessioni abbiano una durata a tempo indeterminato. Ricordiamo che le risorse minerarie appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, sono un bene comune e collettivo e devono avere una durata. Questa non è una fissa delle associazioni ambientaliste, ma una regola comunitaria. Bisogna votare anche sì per onorare gli impegni che si sono presi a Parigi durante la conferenza sul clima, impegni che prevedono l'abbandono graduale delle fonti fossili, perché le fonti fossili ci inquinano, alterano il clima e ci allontanano da quegli obiettivi di Parigi. A che punto siamo con la campagna referendaria? Lei sta girando un po' in tutta la Puglia proprio per questa campagna. Ma c'è tanto entusiasmo, non solo da parte delle associazioni ambientaliste, ma anche dei comuni, delle associazioni cattoliche. Il problema è che ci è stato dato veramente poco tempo per informare i cittadini su un quesito che non è politico, ma invece è molto importante, soprattutto dal punto di vista giuridico.